Negli scorsi giorni è iniziato il cantiere di riqualificazione di Piazzale Alpini nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. Un progetto complesso che avrà una durata di circa 6 mesi, che avrà come obiettivo quello di rivedere un po' la riqualificazione di tutta l'area con realizzazione di spazi pubblici, di parcheggi per la sosta e della realizzazione della pista ciclabile dedicata che attraversa proprio in quel tratto da nord a sud il nostro territorio comunale. È un intervento molto complesso, vista anche la conformazione dell'area, e l'amministrazione comunale durante la fase progettuale ha tenuto in considerazione alcuni aspetti ritenuti fondamentali. Innanzitutto vi era l'obiettivo di valorizzare la vecchia stazione ferroviaria, e questo avverrà anche attraverso l'abbattimento del capannone deposito dei bus che fino a qualche anno fa era utilizzato e che lascerà spazio alla piena visuale di questa struttura di primo Novecento. Il secondo obiettivo era quello di realizzare una piazza pedonale, interamente pedonale, dedicata alla comunità, visto che attualmente quella zona ne è priva. Oltre a questo verranno ridistribuiti e ridisegnati anche tutti gli spazi di sosta per permettere la presenza anche di parcheggi durante il giorno di mercato e una riqualificazione anche del tratto di pista ciclabile attraverso la realizzazione di un tratto dedicato ben segnalato che attraversa tutta l'area da nord a sud. Verrà inoltre realizzata una struttura coperta pubblica dove sarà possibile poter realizzare eventi e manifestazioni nella parte inferiore, mentre sulla parte superiore verrà realizzata una terrazza pubblica a disposizione della comunità sangiovannese. Come detto, i lavori sono abbastanza complessi, anche perché nella zona oggi viene utilizzata per diversi servizi, dal mercato ai parcheggi alla pista ciclabile, e quindi un cantiere che sarà in continuo movimento con diversi lotti, e nel frattempo ci dovranno essere anche una serie di modifiche parziali, a partire ad esempio dal mercato, che in fase di realizzazione del primo lotto verrà realizzato nella parte nord del parcheggio e nell'area di via Pozzolo, mentre la metà del mercato verrà realizzato nell'area presso lungo Brembo Arlecchino, nei pressi del palazzetto dello sport. Questo per poter permettere anche la presenza di tutti gli attuali 36 operatori. Anche per quanto riguarda il parcheggio ci saranno una serie di temporanee modifiche, e ovviamente chiediamo di portare un po' di pazienza per poter arrivare poi ad avere entro il mese di novembre e dicembre una intera area pienamente riqualificata.